Con noi mister Paniccia, praticamente alla vigilia del nuovo campionato di Serie B. Mister, allora, sicuramente allenamenti intensi, ci siamo quasi, come va? Veniamo da un mese e mezzo molto intenso, un mese e mezzo dove abbiamo dovuto mettere insieme tante persone che non si conoscevano, che vengono da altre culture, sia calcistiche che proprie di vita, quindi è stato un lavoro di assemblamento molto importante. La condizione fisica secondo me è arrivata quasi al termine, quella poi arriverà al culmine, diciamo, giocando almeno dalle prime 3-4 gare. Diciamo. Avete disputato fin qui diversi amichevoli, ha visto quel che si aspettava dai ragazzi? Sì, ho visto innanzitutto una squadra vogliosa di fare, d'altronde noi siamo penso la squadra più giovane in Italia per quanto riguarda la categoria della Serie B e di conseguenza possiamo volare sull'aria dell'entusiasmo, sulla freschezza mentale e fisica. Cosa bisogna aspettarsi dalla Lubrizol Futsal Regalbuto quest'anno? I tifosi chiaramente scalpitano. Noi sicuramente lotteremo per una salvezza tranquilla e punteremo molto nell'Under 21 dove contiamo di ben figurare nella regione e poi magari chissà se la fortuna e il lavoro ci aiuta e ci pagherà di ben figurare magari nei playoff nazionali. Sicuramente per quanto riguarda il campione Serie B, essendo una squadra, ripeto, molto giovane, nonostante tutto ha delle qualità importanti, dobbiamo pensare prima di tutto alla salvezza. Dopo quel che arriverà, se arriverà, sarà tutto di guadagnato. Si parte subito con una trasferta impegnativa contro una squadra sicuramente forte. Sì, avrei preferito fosse impegnativa dal punto di vista logistico, invece è impegnativa dal punto di vista tecnico. Giochiamo con una squadra che molto probabilmente vincerà il campionato a mani basse e nessuno si è sbilanciato su questo diciamo messaggio, io lo dico in maniera molto, molto esplicita perché è così, è stata una squadra costruita per vincere la Serie A2 sperando nel ripescaggio, invece si ritrova a giocare la Serie B, quindi voi immaginate la differenza di caratura tecnica che c'è sia con noi fondamentalmente che con tutti gli altri club della categoria. Noi andiamo lì per fare la nostra partita e non abbiamo assolutamente, abbiamo grandissimo rispetto perché in campo ci saranno diversi campioni che hanno vinto scudetti, hanno fatto tantissime finali scudetto, quindi sai, quando ci sono tanti ragazzi giovani magari l'impatto emotivo può essere, cioè sarà sicuramente importante, no? Nel senso che comunque ti trovi a giocare davanti delle persone che hanno fatto la storia di questo sport, però noi non abbiamo pressioni, le pressioni ce l'hanno loro devono vincere tutte le partite, quindi è questo il nostro piccolo vantaggio iniziale. Ecco, in questo caso cosa dire ai ragazzi prima di scendere in campo per le sorti? Quello che spesso il mio presidente gli ricorda prima delle partite, ovvero quello di divertirsi, e io aggiungerò che devono godersi questa partita perché per loro è la prima volta in un palcoscenico così importante, ho tutti i debuttanti in un campionato nazionale e iniziano subito con il botto, come si suol dire, no? Nel senso con la crema fondamentalmente della cadetteria, quindi godersi questa partita e provare a vincerla senza nessun pensiero negativo perché noi abbiamo soltanto da guadagnare da questa partita, non abbiamo nulla da perdere. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi, arrivederci.